L'ICGB ha al suo attivo tantissimi brevetti. Io so che se potessero trasferirsi in Porto Vecchio raddoppierebbero le loro metrature su in area di ricerca, occupano circa 10.000 metri quadri, in Porto Vecchio ne occuperebbero 20.000. Potrebbero, sulla base dei loro brevetti, dei brevetti che detengono, incubare delle imprese, perché l'ICGB è un organismo internazionale, ma anche il nodo di una rete di 64 paesi, organizza diverse decine di congressi l'anno. La vicinanza della sala congressi che noi realizziamo per l'ESOF potrebbe essere interessante, potrebbe essere sinergico, no? Tanto più che l'ICGB non occuperebbe tutto il 26, perché il 26 quota circa 50.000 metri quadri, ne occuperebbe un pezzo. Il resto resterebbe libero per l'immaginario scientifico, per il Museo della Bora, forse per la collezione dell'Oide. Ci sta dentro ancora tantissima roba. E da un lato, su questo non dico che il sindaco sia silente, ma quasi. È la competenza sul Porto Vecchio ce l'ha lui. Invece, tutte le volte che sento parlare l'assessore Rossi, è ossessionato dal magazzino 26. E dentro ci metterebbe di tutto, tranne quello per cui sono stanziati i 10 milioni di qui sopra. Io ci vedo del positivo nell'incentivare questo trasferimento dall'area di ricerca a Porto Vecchio. Mi piacerebbe capire quando hanno intenzione di cominciare ad agire, perché sono passati ormai 2 anni. Io so che si sono mosse, che ci sono tante manifestazioni di interesse sulle varie aree di Porto Vecchio e alcune sono particolarmente affascinanti, per cui mi auguro che si cominci fattivamente a cedere queste aree.